Studiamo le 5 posizioni della scala pentatonica maggiore. Prima di iniziare vi consiglio di scaricare il PDF per seguire più facilmente la lezione. Prendiamo come riferimento i box già studiati della scala di Sol maggiore e togliamo il quarto e il settimo grado, quindi delle 7 note della scala maggiore ne prendiamo solo 5. Suoniamo quindi il Sol, il La, il Si, saltiamo il quarto grado, cioè il Do, andiamo direttamente al Re. Suoniamo poi il Mi e togliamo anche il settimo grado, cioè il Fa diesis, per concludere all'ottava, il Sol. Continuando l'ottava superiore, suoneremo questi tasti. 3, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 4, 3, 5, 3, 5. E cioè le note Sol, La, Si, Re, Mi, Sol, La, Si, Re, Mi, Sol e La. Quindi, come visto, si tratta di una scala composta solo da 5 note e quindi troveremo altrettanti box sulla tastiera della chitarra. Il primo box partirà dalla prima nota della scala pentatonica maggiore, il secondo box dalla seconda nota della scala pentatonica maggiore, in questo caso il La. Andiamo a togliere sempre quelle note che non fanno parte di questa scala, cioè il Do e il Fa diesis. La diteggiatura sarà questa. 5, 7, 5, 7, 5, 7, 4, 7, 5, 8, 5, 7. Le note sono queste. La, Si, Re, Mi, Sol. La, Si, Re, Mi, Sol, La, Si. Il terzo box è costruito sulla terza nota della scala pentatonica. Partiamo dal Si. I tasti da suonare sono questi. 7, 10, 7, 10, 7, 9, 7, 9, 8, 10, 7, 10. Si tratta sempre delle note della scala pentatonica maggiore, quindi andiamo a escludere sempre il Do e il Fa diesis, cioè il quarto e il settimo grado. Ovviamente se volete trasportare in un'altra tonalità dovete tener conto di queste note, cioè del quarto e del settimo grado, che nella scala di Sol sono appunto il Do e il Fa diesis. Nella scala di Do maggiore ovviamente saranno diverse, come nella scala di Mi bemolle maggiore. Nel caso di Do maggiore bisognerà togliere il quarto grado, che è un Fa, e il settimo grado, che è un Si. Ma limitiamoci adesso a vedere solo i box per quanto riguarda la scala di Sol maggiore. Andiamo adesso al quarto box della scala di Sol maggiore pentatonica. Il quarto box coincide con la quarta nota della scala di Sol maggiore pentatonica, che è un Re, e non un Do, perché abbiamo detto che il Do non è previsto per questa scala. Quindi partiamo dal Re. I tasti da suonare sono questi. 10, 12, 10, 12, 9, 12, 9, 12, 10, 12, 10, 12. Il quinto box coincide con l'ultima nota della scala pentatonica maggiore. Partiamo dal dodicesimo tasto e suoniamo questi tasti. 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12, 15. Quest'ultimo box studiato è la pentatonica più conosciuta tra i chitarristi, la più popolare. Molto semplice da suonare, soprattutto per la sua diteggiatura. Noi adesso l'abbiamo studiata al dodicesimo tasto, magari un po' scomodo per chi ha una chitarra acustica, ma con una chitarra elettrica sarebbe semplicissimo. Comunque, provatela anche su un altro tasto, magari spostandovi al quinto tasto e suonando con questa diteggiatura. 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Io nel PDF ho messo per questa tonalità questa stessa scala sfruttando le corde a vuoto e suonandole in questo modo. 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 3. Si tratta della stessa scala, ma non suono al dodicesimo tasto, ma sfrutto la corda a vuoto. Quindi tutta un'ottava più bassa.
Come abbiamo visto qualche lezione fa, ogni scala maggiore ha una sua relativa minore. La stessa cosa accade per le pentatoniche. La scala di Sol maggiore pentatonica ha una sua relativa minore che si trova una terza minore dietro, cioè bisogna andare tre note dietro e questa distanza di tre note deve essere di un tono e mezzo, quindi dal Sol ce ne andiamo al Mi al vuoto. Quindi se volete ragionare con la pentatonica minore e non maggiore, il vostro primo box potrebbe diventare quello che vi ho appena fatto vedere, cioè 0-3-0-2-0-2-0-2-0-3-0-3. Ho trasportato di un'ottava 1-4-1-3-1-3-1-3-1-4-1-4, partendo però dal dodicesimo tasto. Dal PDF che vi ho allegato, quindi due posizioni importanti sono sicuramente il primo box e il quinto box. Il primo box coincide con la scala pentatonica maggiore, il quinto box con la scala pentatonica minore. La prima nota che c'è scritto vi darà il nome della tonalità. Nel primo box partiamo con un Sol, quindi avremo la scala di Sol maggiore pentatonica. Il quinto box non è nient'altro che il quinto box della scala maggiore pentatonica, ma potete vederlo anche come il primo box della scala minore pentatonica relativa. Ricordate, il nome della tonalità viene dato da dove si trova il dito 1, quindi in questo caso, essendo un Mi, abbiamo la scala di Mi minore pentatonica. Proviamo a cambiare tonalità. Prendiamo il primo box e ci spostiamo mettendo il dito 1 sul settimo tasto, il dito 2 sull'ottavo tasto e così via. Se partiamo con il 2 all'ottavo tasto e facciamo la scala del primo box, otteniamo la scala di Do maggiore pentatonica. Se andiamo una terza minore dietro, faremo la scala di La minore pentatonica, cioè la scala relativa minore di Do. Che è quella scala che avete sicuramente già suonato centinaia di volte. La scala pentatonica è molto utilizzata nella musica popolare perché va a escludere quelle due note che creano una tensione all'interno di un discorso musicale. È una scala che non prevede gradi congiunti a semitoni. Ad esempio, nella scala di Do maggiore, escludendo il quarto grado, cioè il Fa, noi dal Mi non abbiamo più questo grado congiunto tra il Mi e il Fa, che è solo di un semitono, ma dal Mi andiamo direttamente al Sol, facendo quindi un salto di un tono e mezzo. La stessa cosa tra La e il Do, andiamo a escludere il settimo grado, che è un Si, che si trova proprio a un semitono dall'ottava, cioè il Do. Esercitiamoci adesso a suonare tutti e cinque i box, mettendo un metronomo a 70 bpm e suonando due note per ogni quarto, quindi tutte note da un ottavo. Primo box, 1, 2, 3, 4. Andiamo al secondo box. 1, 2, 3 e 4. Terzo box. 1, 2, 3, 4. Quarto box, 1, 2, 3, 4.
quinto box. 1, 2, 3, 4. Quinto box con le corde a vuoto. 1, 2, 3, 4. Scegliete adesso una vostra velocità con il metronomo ed esercitatevi a suonare queste scale per memorizzarle.